Con la nuova famiglia di motori, Volvo sostituirà gradualmente tutte le sue attuali architetture, che comprendono propulsori benzina e diesel, a 4, 5, 6 e 8 cilindri, con un'unità unicamente a 4 cilindri, che nel caso dei benzina avranno potenze comprese tra 140 e 300 cavalli, mentre i diesel operano nel range compreso tra 120 e 230. Tutte le unità sono dotate di uno o due turbo, che nei benzina più prestazionali viene abbinato a un compressore volumetrico e sulle unità a gasolio è presente in configurazione doppia, twin turbo. Una riduzione di peso che arriva a 50 kg rispetto a unità a 6 cilindri di pari prestazioni, grazie ad attriti ridotti, valvole intelligenti e un cambio automatico a 8 rapporti, che può essere azionato anche tramite paddles al volante in modalità sport. Tra i plus, la funzione Eco, che consente di tagliare i consumi di un ulteriore 5% grazie allo start-stop, che entra in funzione anche in fase di rallentamento, sotto i 7 km orari. La nuova gamma di motori, inoltre, nasce già predisposta per essere abbinata ad unità elettriche, in vista di una futura elettrificazione in cui Volvo, da sempre, crede e investe. Le prime unità che saranno lanciate sul mercato, a partire dai modelli S60, V60 e XC60, sono tutte di 2 litri di cilindrata. La D4 da 181 cavalli, la T5 benzina turbo da 245 cavalli e la T6 benzina turbo con compressore da 306 cavalli e 400 Nm di coppia massima.